Salve a tutti e benvenuti nel canale YouTube di Mac in the Review. Noi siamo un gruppo di ricercatori indipendenti, appassionati di geopolitica, geoeconomia e relazioni internazionali. Io sono Alessio Marini e oggi farò il moderatore di questa chiacchierata tra colleghi. Do la parola al collega Antonio per una sua breve presentazione. Buonasera, mi chiamo Antonio Del Dio, sono un ricercatore appassionato di geopolitica. Nello specifico, il mio target di interesse principale riguarda la turcofonia, in modo particolare la Turchia, diciamo, contemporanea, ecco, dell'epoca di Atatürk, da Atatürk a Erdogan. Sì, subentro io. Ciao a tutti, sono Giuseppe Farina, sono un dipendente del Ministero della Difesa e anch'io collaboro come autore su questo blog, Mac in the Review. E naturalmente il mio lavoro mi porta anche a essere appassionato di questioni relative agli armamenti e alle relazioni internazionali. E questa sera, insomma, cercheremo di toccare anche questo tema in questo dibattito relativo al Regno Unito. Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Agnetti, io sono laureato in studi internazionali, mi sono un po' da sempre occupato di geopolitica sia per passione che per i miei studi e sono, diciamo, interessato maggiormente alle zone del Medio Oriente, Nord Africa e Asia orientale. Questa sera mi occuperò della parte relativa alla politica estera del Regno Unito e mi concentrerò sulle relazioni che intrattiene soprattutto con l'Europa, ma anche con appunto il resto del mondo. Ripasso la parola ad Alessio. Ok, allora parlo un attimo dei miei interessi. Io sono interessato a tutta l'area post-sovietica, in particolare al Caucaso e al Centro Asia. Questi sono i miei interessi. Sono laureato in relazioni internazionali e ho un master, come tutti gli altri colleghi in questa chiamata, in geopolitica e sicurezza globale che abbiamo tutti conseguito alla Sapienza, l'Università di Roma. Ok, Antonio, incominciamo la nostra chiacchierata. Fai tu gli onori. Io passo la presentazione. Vai. Grazie. Allora, l'argomento che ho accennato prima è di stasera, il primo argomento di cui vorremmo parlare è proprio il Regno Unito. Il Regno Unito che negli ultimi 2 mesi è stato al centro dell'attenzione internazionale, prima per la morte della regina Elisabetta II e poi per gli eventi degli ultimi giorni con un brusco cambio, un repentino cambio di primo ministro. Inizierei con un piccolo inquadramento storico perché per capire ciò che è l'Inghilterra, il Regno Unito oggi, e cosa vuole essere il Regno Unito in futuro, bisogna un po' partire dalla sua storia. Ecco, io parlerei della storia, questo piccolo accenno storico che vorrei fare da Elisabetta I a Elisabetta II, o meglio, quel periodo Regno Unito ha assunto una dimensione globale. Cioè, con Elisabetta I, noi inizieremo, non quando si parla di Elisabetta I, subito ricordo viene alla famosa battaglia che fu combattuta nel canale di Manica, della Manica il 5 agosto del 1588 tra la flotta inglese e la flotta della Spagna, la famosa Invincibile Armata. Quella sconfitta che subì la flotta spagnola, che si pensava proprio fosse invincibile, diede al Regno Unito, all'Inghilterra di Elisabetta I, l'anima. Da quella battaglia, da quel giorno, l'Inghilterra divenne prima una potenza marittima nel nord Europa, i mari del nord, e poi via via estese la sua influenza in tutto il mondo, fino a diventare nel corso dell'Ottocento la principale potenza mondiale, una potenza che basava sui mari. Ma l'Inghilterra di quel periodo era anche l'Inghilterra della rivoluzione industriale, l'Inghilterra che aveva abbandonato l'agricoltura per darsi all'industria, prima nazione europea a darsi allo sviluppo industriale, lo sviluppo industriale che proiettò l'Inghilterra e poi l'Europa, l'Occidente, inteso anche come quelli che saranno gli Stati Uniti nella cosiddetta modernità industriale.
Nel corso poi del Novecento l'Inghilterra ha subito due importanti stop a quella che era la sua politica imperiale, e sono stati la prima e la seconda guerra mondiale. In modo particolare la seconda guerra mondiale ridimensionò quella che era l'egemonia mondiale del Regno Unito. Il Regno Unito che già nella prima guerra mondiale aveva dato lo scettro della supremazia al suo figlio, diciamo, al suo figlio putativo, gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America che sono una propaggine del nuovo mondo di quella che è l'Inghilterra, la cultura anglosassone. L'Inghilterra che poi, ecco, arriviamo ai tempi di Elisabetta II, e con Elisabetta II lei ha vissuto in pieno quella che è stata la decolonizzazione. Decolonizzazione in cui il Regno Unito ha perso tutto quello che era il suo impero, l'impero che si estendeva letteralmente su tutti e cinque i continenti. Iniziava dal Canada per finire nelle più sperdute isole della Polinesia, passando per il Mediterraneo, per l'Africa, per l'Oceano Indiano, in modo particolare per l'India, quella che era la gemma del dominio britannico nel mondo. Un'Inghilterra che sotto Elisabetta II ha cercato disperatamente di mantenere il suo impero, un impero che ha preso una forma, una dimensione, diciamo, informale, ecco, con la nascita del Commonwealth, che era un tentativo di tenere sotto l'ala in britannica quelle che erano state le ex colonie che avevano appunto dato questa dimensione globale all'Inghilterra. Ma sotto Elisabetta II noi vediamo pure che l'Inghilterra ha fatto un secondo mutamento, io direi epocale, mutamento che è avvenuto in modo particolare durante i 10 anni di Margaret Thatcher, quando l'Inghilterra ha abbandonato la sua identità di paese industriale a paese, no, del terziario avanzato, ma che si basava sostanzialmente sulla finanza, che ha il suo cuore pulsante nella City, la City che si potrebbe definire una città all'interno della città. E se uno vuole analizzare quello che è il potere, veramente il potere britannico, bisogna andare prima di tutto, no, nella City. È lì, tra quelle poche strade nel cuore di Londra, dove si concentra veramente il potere economico, quello che è proprio l'identità del Regno Unito, quello che dà al Regno Unito la sua dimensione globale. E per finire con questa brevissima sintesi vorrei parlare, ecco, collegamento con la City, ecco, in questi ultimi giorni quello che c'è stato, il passaggio, vediamo un passaggio rapido, insolito per quella che è la ideologia del potere britannico. Passaggio dal primo ministro Liz Truss, che era terzo primo ministro donna britannico, a quello che è il primo ministro non britannico, il primo ministro che per una sorta di nemesi della storia viene da quella che era originaria, da quella che era la gemma della corona britannica, cioè l'India. Un primo ministro che è molto giovane e che però già dal suo background ci dice molto di quella che è. Rishi Sunak, così, lui ha una formazione, ecco, che viene dal mondo della finanza. In questo non è molto diverso dai capi di Stato e capi di governo che formano il G7. Penso all'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, oppure all'attuale presidente francese Macron. Un presidente, ecco, un primo ministro che non risponde a quella che potrebbe essere un'immagine che va molto di moda, noi vediamo in questa nostra epoca, cioè l'immigrato che lui ha fatto carriera, viene da una famiglia modesta e alla fine riesce ad arrivare ai vertici che può essere del mondo dello spettacolo, dello sport, che sono stati i primi due gradini in cui gli immigrati si sono affermati nei paesi occidentali. Nello sport possiamo parlare già del calcio, che è lo sport per antonomasia. Se vogliamo parlare del primo che fu proprio un primo giocatore che veniva dalle colonie ad affermarsi, che poi ha dato la strada, ha aperto la strada a quelli che sono stati fuori classe poi del futuro, ci viene in mente alla Pantera Nera portoghese. Quindi dal Mozambico arrivò ai vertici del calcio mondiale. Così poi noi vediamo tanti attori e tanti inglesi,
ma anche francesi che si sono affermati. Poi dopo questi qua in fin dei conti hanno aperto la strada a quelli che erano i veri gangli del potere, l'economia, nello specifico la finanza, ora vediamo nella politica. E Rishi Sunak rispecchia a proposito, in questo caso è una figura molto particolare, anche io direi abbastanza intrigante. Perché? Perché è diverso ma nello stesso tempo identico a parecchi primi ministri, e non può essere inquadrato in quello che io dicevo prima, nel figlio di un povero immigrato che ha fatto carriera, che ha scalato i gradini della società britannica. Ricordiamo che è una società britannica molto 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 conservatrice, e non concede molto a quelli che sono gli immigrati o parvenu. Quindi se concede qualche cosa è perché fa parte di determinate elite. Rishi Sunak viene dal mondo, come dicevo, dal mondo della finanza, ha lavorato in Goldman Sachs, quindi veniva da una famiglia molto molto ricca, sposato con una donna che viene anche da una famiglia molto ricca. E quindi lui ci dice una cosa, ci dice che fare carriera, anche se sei straniero, devi nel Regno Unito devi appartenere a determinati circoli, e soprattutto quello che conta è la finanza. Però l'elezione di Rishi Sunak al primo ministro ci dice una cosa molto interessante, che se noi vogliamo inquadrare quella che è la gerarchia del potere britannico, la sua elezione dimostra che la politica non è più ai vertici, perché c'è dietro Rishi Sunak qualcuno che ha deciso la sua elezione, e stiamo parlando di circoli nei consigli di amministrazione, le banche della City Group. Assolutamente. È lì che troviamo proprio i vertici del potere. L'elezione magari Sunak risponde a determinati quesiti, anzi deve dare l'immagine di una società britannica felice, di una società britannica dove gli immigrati hanno trovato il proprio luogo e dove gli immigrati possono fare la, possono dire la loro. No. E noi vediamo che quelli che sono le due cariche più importanti, con questo concludo, del potere britannico, se escludiamo il re, sono il sindaco di Londra e il primo ministro. Entrambe le cariche sono attualmente detenute da due, per così dire, figli di immigrati, che vengono sempre da quella che era la gemma della corona britannica, ossia il subcontinente indiano. Nella fattispecie, il sindaco di Londra è un musulmano originario del Pakistan. È una sorta di par condicio. Il primo ministro viene dall'India ed è di religione indù. E con questo mio breve inquadramento passo la parola al nostro moderatore. Abbiamo parlato di politica interna, come non parlare di politica estera, soprattutto in questo periodo, in questi ultimi anni, tanto, tanto discussi, tanto parlati, questa fine del matrimonio tra Regno Unito e Unione Europea, questo nuovo revival dell'Unione Europea, anzi del Regno Unito che fa da tramite tra Stati Uniti e Unione Europea, questa posizione di questa isola, di questo ex impero un po' in bilico, tra l'incudine e il martello, potremmo dire? Non so. Andrea, tu che cosa ne pensi? Sì, sì, assolutamente. Io diciamo che partirei con un'introduzione parlando di quello che è stato l'evento che sicuramente ha segnato di più la politica estera del Regno Unito, ma non solo di riflesso anche dell'Europa, che è stata la Brexit. In seguito all'entrata in vigore di questo appunto provvedimento, il Regno Unito ha cominciato a muoversi seguendo quello che è stato definito il piano Global Britain, cioè il tentativo di recuperare quella grandezza perduta, con slogan che suonavano un po' copiati da Trump, insomma, il famoso invece che Make America Great Again, diciamo rivolto alla Gran Bretagna. Infatti era un'operazione un po' fuori dal tempo,
era quello di l'idea era quella di liberarsi del tutto dai vincoli dettati dall'Unione Europea, da Bruxelles, e quindi andare verso i propri, seguire i propri binari geopolitici, ecco. Però non è mai stata realmente realizzata questa direttiva, questo piano. L'idea era quella di ricostruire la relazione speciale con gli Stati Uniti, appunto, come dicevi tu, Alessio, e poi anche accrescere l'influenza in un quadrante che è l'Indo-Pacifico. Il problema è che sì, in parte diciamo che questo riposizionamento geopolitico del Regno Unito possiamo definirlo riuscito, per esempio anche grazie alla nascita dell'AUKUS, cioè l'alleanza con Australia e Stati Uniti in chiave anticinese in quella zona del Pacifico nel settembre 2021. Però anche lì Londra fa da comprimaria a Washington, è Washington che detta le direttive e Londra segue, quindi è un ruolo diciamo marginale. Diciamo che questa politica, come spiegato anche l'idea spiegata bene dal discorso di Sunak, qua torniamo più all'attualità, una settimana fa il primo discorso di insediamento, Sunak dice che il paese sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti e circostanze che non si erano mai verificate prima d'ora. Quindi necessita di interventi decisi, di interventi importanti sia in politica interna ma anche in politica estera. Quindi la sua priorità, dice, che è quella di riunire il partito, il paese e anche superare le sfide, appunto, affrontate dal Regno Unito sul suolo sia europeo sia mondiale. In questo senso, la guerra in Ucraina ha reso ben evidenti i ritardi sul progetto di politica estera inglese. E soprattutto ha anche dimostrato però la centralità del Regno Unito per il vecchio continente. Londra, a me fa molto ridere questa cosa che, come è successo pochi giorni fa nell'attacco nel Golfo ucraino, dove sono state abbattute alcune navi russe, sembrerebbe, diciamo, sembrerebbe che ci sia il coinvolgimento di Londra. Perché Londra effettivamente opera in territorio ucraino già da diversi anni, è molto sottotraccia, molto coperto, quindi diciamo che si è andata un po' scoperto le carte, rischiando effettivamente di spostare anche il conflitto più interno all'Europa a questo punto, Certo. perché facendo parte della NATO e aiutando direttamente l'Ucraina in questo modo, cioè più che aiutando, sì, bello, perché aiutando lo aiutano in tanti con l'invio di armi, ma qua si parla di un intervento diretto. Qua Certo. si rischia veramente un'escalation che può portare anche a conseguenze come minacciate poi anche da Putin o ancora prima da Biden, a conseguenze che possono essere gravi, gravi. Quindi Assolutamente. quello che potrei dire per concludere, insomma, questa mia breve disamina è che la Gran Bretagna mi pare che non stia investendo in politica estera il suo massimo. Ecco, dalla Brexit sul lungo periodo si registra un dato un po' paradossale, cioè che sembrerebbe che tutto quello che tutti i contributi versati dall'Inghilterra, dal Regno Unito di conseguenza, scusate, all'Unione Europea negli anni precedenti poi siano stati sperperati, non siano stati utilizzati in questi ultimi anni. Quindi c'è veramente il rischio che, come sta facendo ora, l'Inghilterra si sta assolutamente avvicinando agli Stati Uniti molto più
di quanto aveva fatto quando faceva ancora parte dell'Unione. E poi chi parlerà di economia pura mi darà una mano in questo, perché io non è il mio forte, diciamo, l'economia. Però io vedo un Regno Unito molto traballante. E questi due cambi di direzione, prima la morte della regina Elisabetta con il passaggio al figlio Carlo, e anzi questo doppio cambio a premier dopo la Truss di Sunak, penso che possano mettere in grave difficoltà il regno se non ci sarà appunto una manovra importante che cambierà le direttive di politica estera. Certo, Andrea, certo. Beh, hai parlato di economia. Il Regno Unito uscendo dall'Unione Europea comunque ha perso un grande vantaggio, un grande market, un grande mercato. Giuseppe, tu che cosa ne pensi? Sì, Alessio, se mi consenti vorrei fare un intervento un po' più a largo raggio, perché se vogliamo veramente capire quello che sta succedendo adesso in Gran Bretagna, dobbiamo dire che la morte di Elisabetta II chiude un'epoca storica e soprattutto è avvenuta con un tempismo incredibile, perché la sua morte chiude un'epoca d'oro paragonabile a quella vissuta da altre regine storiche della Gran Bretagna, come la regina Vittoria o la regina Elisabetta I. Certo. Perché chiude un'epoca d'oro? Perché la Gran Bretagna è un paese con enormi problemi, i dati macroeconomici sono impietosi, c'è un debito pubblico fuori controllo. E c'è un deficit commerciale che si aggira attorno ai 1.000 miliardi di dollari. La defenestrazione di Liz Truss è dovuta a questo motivo, cioè al suo tentativo di adottare una ricetta che è tipicamente americana, cioè quella di esportare inflazione nel resto del mondo. Abbiamo visto come ci sia stato l'intervento del Fondo Monetario Internazionale. Che dagli accordi di Bretton Woods ad oggi costituisce un vero e proprio braccio armato del Dipartimento di Stato negli USA. Il Fondo Monetario Internazionale ha ricordato alla Truss che il privilegio di esportare inflazione è una prerogativa riservata esclusivamente agli Stati Uniti e nessun altro paese al mondo può permettersi questo privilegio particolare. Però è molto importante parlare della morte di Elisabetta II. Per quale motivo? Perché per capire la politica britannica a fondo dobbiamo tenere presente che in Gran Bretagna esistono sostanzialmente due partiti. Uno è il partito aristocratico e l'altro è il partito filoamericano. Questi due partiti sono trasversali ai partiti istituzionali della politica britannica, cioè quello conservatore e quello laburista. Questi due partiti si alternano alla leadership dei conservatori e dei laburisti. Sicuramente fra i leader storici del partito aristocratico possiamo trovare la Thatcher. La Thatcher era una neoliberista, ha vissuto nello stesso periodo di Ronald Reagan, però il neoliberismo della Thatcher era profondamente diverso da quello proposto da Reagan e soprattutto era un neoliberismo fatto a favore della Gran Bretagna. Io ho sempre sostenuto che se le cose fossero andate come voleva la Thatcher, a mio avviso non avremmo per esempio assistito alla disgregazione dell'Unione Sovietica. La Thatcher non voleva assolutamente che ci fosse la disgregazione dell'Unione Sovietica perché sapeva che l'Unione Europea, o quello che c'era all'epoca, si sarebbe trasformato in uno strumento perfetto al servizio degli Stati Uniti. Poi sappiamo che le cose sono andate in modo diverso e la Thatcher è stata buttata fuori. Gli Stati Uniti si sono vendicati in maniera feroce nei confronti dei conservatori britannici in modo particolare. E c'è stata una lunga epoca di dominio da parte dei filoamericani, capeggiati, come sappiamo, soprattutto da Tony Blair. Tony Blair, che ha seguito scelleratamente tutte le iniziative americane nel mondo, i bombardamenti a Belgrado e nella ex Jugoslavia, poi la seconda guerra del Golfo in Iraq e infine l'Afghanistan. E
E poi c'è stato anche Gordon Brown, che ha adottato successori di Tony Blair al numero 10 di Downing Street. E Gordon Brown a sua volta si è reso protagonista di alcune decisioni assolutamente folli, ricordiamo su tutte quelle di vendere la quasi totalità delle riserve auree della Gran Bretagna a un prezzo bassissimo. Se non ricordo male, quell'oro fu venduto a circa $415 per oncia. Oggi il prezzo dell'oro per oncia è superiore ai $2000, quindi possiamo capire il motivo, insomma, la ragione per cui quella decisione fu così scellerata. Gordon Brown prese questa decisione proprio perché non aveva intenzione di arrecare problemi al dominio del dollaro a livello mondiale, cosa che sta avvenendo oggi con la guerra in Ucraina e con la de-dollarizzazione. Nello specifico, però, tornando a Elisabetta II, dobbiamo dire che il vero capo del partito aristocratico in Gran Bretagna era proprio la regina. Elisabetta II era la vera leader del partito aristocratico, e lo si è visto anche, se vogliamo, persino durante i suoi funerali, perché i funerali sono stati trasmessi dalla BBC, seguiti da oltre 4 miliardi di persone, ed è stato impressionante vedere la cerimonia, l'apparato che si è creato, questi alti funzionari in uniformi storiche, le forze armate, tutto questo per rievocare la grandezza imperiale della Gran Bretagna e rilanciare le ambizioni proprie del partito aristocratico, che sono quelle appunto della Great Britain e della grandezza imperiale della Gran Bretagna nel mondo. A conferma di questa leadership di Elisabetta II, voglio anche ricordare un piccolo particolare che ci aiuta a capire quella che fosse la posizione di Elisabetta II, cioè lei non ha mai voluto conferire né a Tony Blair né a Gordon Brown l'ordine della giarrettiera, che è la più alta onorificenza che viene assegnata agli ex premier in Gran Bretagna. Questa cosa ha destato un certo scandalo negli ambienti liberal, che non hanno mancato di attaccare Elisabetta II, e si chiedevano, probabilmente in maniera retorica, il motivo di questo ostruzionismo, di questo ostracismo nei confronti dei due ex premier. Arrivando ai giorni nostri, la situazione è molto convulsa, perché, come dicevo in apertura del mio intervento, la situazione economica britannica è catastrofica. La Thatcher ha completamente smantellato, come diceva Antonio, il proprio tessuto produttivo. È un paese che esporta poco e importa in maniera mostruosa, e a tutto questo si sta aggiungendo il processo di de-dollarizzazione, il processo di ridimensionamento dell'Occidente, e in Gran Bretagna veramente credo che non sappiano che pesci prendere, tanto è vero che l'attuale primo ministro Sunak, di cui avete ampiamente parlato in precedenza, sta proponendo una definitiva privatizzazione di tutti i servizi. Qui si parla di privatizzare completamente ospedali, scuole, tutto quel trasporti, tutto quello che si può privatizzare. Quindi chi avrà i soldi avrà questi servizi, chi non avrà i soldi sarà ridotto ad una dimensione ottocentesca. Questa successione rapida e inconsueta di primi ministri è dovuta a questa situazione, perché in Gran Bretagna veramente credo che non sappiano che cosa fare per affrontare questa gravissima crisi, e si stanno arrabattando in tutti i modi per cercare di contenere i danni. La loro unica prospettiva, e con questo concludo, è quella di fare la guerra alla Russia. Come diceva Andrea, la Gran Bretagna è probabilmente persino più attiva degli Stati Uniti in questo confronto diretto con la Russia. L'obiettivo è quello di sconfiggere il Cremlino e di saccheggiare le ricchezze della Siberia. Questa probabilmente appare l'unica prospettiva alle elite britanniche con la quale si possa pensare di risolvere il problema della crisi britannica, che altrimenti potrebbe condannare il paese a un declino senza precedenti negli ultimi 1000 anni.
E con questo ho concluso. Ti restituisco la parola, Alessio. Giuseppe, mi hai parlato di Tony Blair. Dobbiamo parlare per forza del più grande scandalo degli ultimi anni che è avvenuto nel Regno Unito, ovvero la morte di Lady Di. Come tutti sappiamo, dietro quello che è successo, ovviamente c'è stato un gioco a quattro mani, un George Bush, un Tony Blair. Non so, tu che cosa ne pensi, Giuseppe? Beh, qui torniamo al discorso che facevo appena adesso, cioè Elisabetta II era il capo del partito aristocratico in Gran Bretagna. Per gli Stati Uniti è molto importante che invece ci sia una leadership filoamericana. E qui si innesta il discorso della successione, perché noi non sappiamo a tutt'oggi quale sia la posizione di Carlo III, del nuovo sovrano. Carlo III è stato molto amico di questi ambienti globalisti, di queste elite globaliste. Sappiamo la sua vicinanza a Carlo Petrini, sappiamo che probabilmente ha avuto frequentazioni anche con gli ambienti di Bill Gates. Il figlio, il principe Andrea, è stato coinvolto nello scandalo Epstein, nei viaggi del Lolita Express. La sensazione che ho io, parlando di Lady Diana, è che Lady Diana potesse essere a conoscenza di segreti inconfessabili relativi all'attuale sovrano, e che forse per un suo desiderio di vendetta personale, la sua intenzione fosse quella di sbarrargli la strada nella successione al trono per favorire invece l'ascesa del figlio William. Cosa questa che non poteva assolutamente essere tollerata negli ambienti della CIA, negli ambienti americani, perché evidentemente Carlo III si può iscrivere tranquillamente al partito dei filoamericani, e per gli americani è vitale avere un sovrano che sia loro amico, che voglia fare una politica filoamericana. Fino ad oggi non abbiamo riscontri concreti, perché c'è stato concretamente c'è stato un unico intervento subito dopo l'incoronazione, in cui Carlo III ha preso la parola a Westminster Hall e ha fatto un discorso molto ondivago, se vogliamo. Da un lato ha ricordato l'amicizia con gli Stati Uniti, dall'altro si è molto soffermato sulla storicità di quel luogo. Cioè, lui ha ricordato come Westminster Hall sia il luogo dove si siano tenuti fastosi banchetti durante il Medioevo, e quello è veramente il luogo evocatore della grandezza britannica, delle conquiste dell'impero britannico nel mondo. E quindi lui per il momento non ha dato indicazioni su quelli che saranno i suoi orientamenti. Certamente il suo background, la sua vicinanza, ripeto, a questi personaggi, Gates, Epstein probabilmente, la morte di Lady Diana avvenuta in circostanze estremamente indecifrabili, sostanzialmente, gettano sicuramente un'ombra inquietante anche su quello che sarà il futuro della monarchia in Gran Bretagna e quindi anche su quella che sarà la politica internazionale della Gran Bretagna e sul modo in cui i britannici vorranno affrontare le sfide che li attendono. La mia sensazione è che se la madre avesse vissuto, probabilmente avrebbe cercato altre vie e avrebbe sostenuto altre correnti all'interno del Parlamento britannico. Con questo sovrano che non si è ancora sbilanciato, non sappiamo che cosa accadrà. L'unica cosa certa è che questo Sunak, che è sicuramente un globalista, è sicuramente un uomo della massoneria, è sicuramente un uomo di Goldman Sachs, come Mario Monti, come Romano Prodi, come Draghi, e quindi l'ambiente di riferimento è quello, e temo che le scelte saranno quelle che facilmente possiamo immaginare. Giuseppe, riprendo la parola, hai parlato di massoneria. La massoneria, come tutti sappiamo, ha avuto origine a Londra, la Gran Loggia, Tesa Quigliezza, Anderson, Ugonotti, Chiesa Scozzese, un miscuglio di culture. È una cosa che comunque per noi comuni civili, mettiamolo così, è ancora un po' nascosta. So che Antonio comunque in questo campo ne sa moltissimo. Antonio, tu che cosa ne pensi? Al giorno d'oggi, nel Regno Unito del 2022, la massoneria ha davvero un peso importante nella politica interna o esterna? Se noi stiamo alle parole di Bernardo, Giuliano di Bernardo,
principe della massoneria italiana. Lui ritiene che la massoneria sia in declino. La massoneria, nello specifico, lui intende anche, molto probabilmente, anche la massoneria tout court, quindi anche la madre della massoneria. Perché quando noi parliamo di massoneria, dobbiamo chiederci dove è nata la massoneria. Ufficialmente si dice che sia nata il 24 di giugno del 1717 a Londra, nella locanda dell'Oca alla Graticola, una cosa del genere, no? Però in realtà è già di qualcosa molto molto più antico. In quel periodo si è iniziato a darsi una struttura, ma quando parliamo della massoneria, nello specifico parliamo della massoneria inglese, dobbiamo capire che dobbiamo partire da un presupposto base, che la massoneria è uno strumento del potere inglese, britannico del mondo. La massoneria, parlare di massoneria significa parlare del Regno Unito. Parlare del Regno Unito, di cose del Regno Unito, bisogna parlare per passare per forza attraverso la massoneria. La Gran Loggia regolare, la Gran Loggia Unita d'Inghilterra è quella che dà la patente di regolarità, cioè nel mondo. All'interno del mondo dei massoni c'è una grande diatriba tra chi è regolare o non è regolare. I regolari dicono che loro sono i veri massoni, quelli che non sono regolari accusano, si ritengono anche loro di essere massoni, accusano i regolari di essere, di detenere le chiavi della massoneria. La massoneria inglese, la Gran Loggia Unita d'Inghilterra, è la madre della massoneria nel mondo. Logicamente all'interno della massoneria, noi quando parliamo di massoneria parliamo di tutto e di niente, di tutto e di più. Ci sono vari all'interno, ma no, la massoneria possiamo prima di tutto pensare alla massoneria un po' come il cristianesimo, ci sono tanti rami, tante derivazioni. Ecco, se vogliamo indicare qual è il ramo principale, è proprio la Gran Loggia Unita d'Inghilterra. La Gran Loggia Unita d'Inghilterra che ha come capo il re. Però negli ultimi 70 anni c'è stata un'anomalia perché la Gran Loggia Unita d'Inghilterra non prevede al suo interno le donne. Quindi il ruolo di Gran Maestro è passato al più vicino, quello che era il più vicino alla famiglia reale, ed è stato preso dal Duca di Kent, che lo detiene da oltre 50 anni. Quindi è un pezzo da museo anche lui, chiamola così. Giuseppe prima parlava di Sunak, il primo ministro, che sicuramente sarà massone. Noi dobbiamo pensare che proprio perché il Regno Unito, il potere nel Regno Unito ha una sua particolare liturgia. Questa liturgia avviene in circoli che possono essere circoli ristretti, come dei country club. Oppure dei circoli, delle associazioni esclusive che si trovano nei quartieri più importanti di Londra, oppure in castelli della campagna britannica. È lì che si riuniscono determinate consorterie e la Gran Loggia, la massoneria riveste un ruolo importante. Però dobbiamo pensare che in realtà di sopra la massoneria che cos'è? Io dico sempre che è una cinghia di trasmissione, cioè è quello che attraverso la massoneria passa quello che è l'ordine, da un ordine che viene ancora più in alto. Se dobbiamo indicare la massoneria come potere, la punta di questa piramide del potere, che ha questa punta del piramide del potere globale, che ha una delle sue case madre proprio a Londra, proprio nel Regno Unito. Solo nel Regno Unito ci sono 2 milioni di massoni, è una cifra enorme. Se pensiamo che nel mondo i massoni si dice che siano 6 milioni, quindi un terzo viene proprio dal Regno Unito. Se queste cifre sono realmente, io ne dubito, ma comunque prendiamole per buone. Quindi vediamo che è una struttura che è veramente ramificata. Ecco, la massoneria è stata uno dei grandi lasciti dell'impero britannico. Cioè, quando l'impero, come tutti gli imperi quando muoiono a malincuore. Voi non troverete nella storia un impero che sia morto felice. Cioè, hanno sempre cercato, lo vediamo negli Stati Uniti, quello che sta succedendo, ma la stessa in Regno Unito, quello che sta succedendo in queste settimane con la guerra dell'Ucraina,
informale, e a volte questo potere informale diventa un potere nascosto, ed ecco che la massoneria fa parte di questa rete del potere britannico del mondo. Se noi pensiamo che moltissimi capi di Stato dei paesi comuni facciano parte di logge massoniche, ma logge massoniche che hanno come casa madre un riferimento alla Gran Loggia Unita d'Inghilterra, quindi il passaggio, cosa sia l'influenza del Regno Unito e cosa sia l'influenza del Regno Unito nel mondo, cioè, noi lo vediamo in questi, lo vediamo benissimo con l'Italia, l'influenza che il Regno Unito esercita sull'Italia, però molto spesso non ci si domanda ma come questa influenza viene esercitata, dove, come passa. Sicuramente non è il primo ministro britannico che lui alza la cornetta e parla al presidente del Consiglio italiano, ma avviene in circoli, avviene, ecco, in quelle che vengono chiamate in segreti stampa. Attraverso questo potere diciamo appunto massoneria, ma il potere in realtà, poi dopo all'interno di questo potere noi vediamo tante sfumature. Cioè, se noi pensiamo che i politici o la classe politica sia la detentrice di questo potere, ci sbagliamo. Il potere sta nella finanza, nel mondo della finanza, nel mondo dell'economia in generale, ma nel mondo della finanza in particolare. Lo vediamo, no? Cioè, noi abbiamo un presidente francese che viene dalla Banque de Rothschild, c'è un altro che viene dalla Goldman Sachs, l'ex primo presidente del Consiglio italiano Draghi viene anche lui dal Goldman Sachs, cioè sono i vertici di queste banche. Per accedere ai consigli di amministrazione di queste banche bisogna far parte di determinati circoli, perché appartenere a quel determinato circolo dà la patente di essere una persona fedele a determinate consorterie, che poi dopo passaggio successivo, se quel potere sia un potere sano, sia un potere malato, ecco, quello è un'altra cosa che è molto interessante, perché se noi, chi detesta la massoneria, accusa la massoneria sostanzialmente di essere dei satanisti, ora possiamo essere d'accordo come possiamo non essere d'accordo, le opinioni, queste sono opinioni personali, le lasciamo diciamo a ciascuno, però noi dobbiamo pure chiederci ma questa massoneria che ideali ha, perché poi questi ideali non è una domanda per le critiche, questa qua, perché poi questi ideali sono quelli che poi dopo si sviluppano nel potere. Cioè se uno ha determinati ideali, no, quegli ideali poi tende a trasmetterli ciò che fa. Se si è satanisti o se si adorano determinate o si fanno determinate cose che non rispettano diciamo il codice penale, diciamo così, no? Diventa proprio il fatto che diceva Giuseppe, che quel terzogenito alquanto birichino della regina Andrea andava in determinati luoghi dove non doveva andare, molto diciamolo francamente, serviva uno a incatenare il principe, perché sicuramente quando lui faceva cose che non rispettavano il codice penale c'era qualcuno che registrava il tutto. Questo, no, questa cosa qua, cioè, è normale. Due, bisogna chiedersi, ma com'è che finiscono in determinati ambienti non proprio sani? Soprattutto, cosa si fa in quegli ambienti non proprio sani? Ritornando a... preso questa, un po' questa cosa alla larga, per ritornare un po' a quello che è l'argomento. Ma la finanza, questa finanza che ha i suoi vertici proprio nella City di Londra e a Wall Street, questa sorta di simbiosi che c'è tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, tra Londra e Washington,
Però bisogna capire un po' tra questi due chi comanda. Io ho una mia idea personale. Ho l'idea che chi dà l'idea, no? Diciamo tra i due chi è la volpe, sia l'ombra. E poi gli Stati Uniti fanno la parte, diciamo, ecco, del lupo. Ma come avviene questa trasmissione? Io credo, ecco, che uno dei legami più forti che c'è tra un legame che non viene mai sottolineato tra il Regno Unito e gli Stati Uniti è proprio quel legame massonico. È una parte consistente della massoneria statunitense, comunque fa riferimento a loro. Ed è attraverso questi canali che molto probabilmente passano determinate informazioni, passano determinate, diciamo così, passaggi di potere. Riguardando alla guerra, noi vediamo, ecco, che, e poi faccio il collegamento proprio con l'argomento in cui sto trattando. In apparenza magari può sembrare un po' così, un po', cioè, senza avere un collegamento ben preciso, ma in realtà secondo me c'ha qualche cosa nel comportamento di queste due potenze. Allora, gli Stati Uniti e il Regno Unito, sostanzialmente il loro matrimonio è stato consumato negli anni '80 con la Thatcher e con Reagan. Loro sono stati quelli che hanno spianato la strada al neoliberismo più sfrenato. Ed è nel Regno Unito e negli Stati Uniti che noi vediamo che è iniziata la deindustrializzazione e la trasformazione dell'economia di questi paesi da paesi industriali, da potenze industriali a potenze finanziarie. Se oggi l'Inghilterra, il Regno Unito, perdono, e gli Stati Uniti sono dei deserti industriali, lo dobbiamo proprio a quelle politiche che dopo 40 anni possiamo definirle scellerate, ma che oggi queste politiche stanno arrivando al punto finale. La guerra con l'Ucraina, io dico che per me segna la fine. Ci sono tutti quelli che possono essere gli elementi per una guerra, diciamo, una guerra molto più grave. Perché? Perché l'economia di questi due paesi sta deteriorando. E quando l'economia di una potenza, le potenze, cioè le potenze dominanti, inizia a deteriorarsi, soprattutto quando queste potenze sono incalzate da una potenza che sta salendo, in gergo viene chiamata, viene fatto il paragone con quello che successe tra la Germania e il Regno Unito prima della Grande Guerra. La Grande Guerra è scoppiata sostanzialmente perché il Regno Unito era tallonato dalla Germania. Era una potenza industriale, ma una potenza tecnologica. Noi se pensiamo che nel 1945 era la Germania quella che sono oggi gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la tecnologia, no? Lo scoppio di una guerra è lo scoppio di una guerra potrebbe essere ogni giorno che passa è sempre più forte. E soprattutto noi tra queste due, tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, noi vediamo che sono proprio i britannici quelli che fanno più pressione. Britannici che fanno più pressione perché proprio tra le due chi è più malmessa è proprio il Regno Unito. Noi molto spesso in Italia, quando pensiamo al Regno Unito, pensiamo esclusivamente a Londra, no? Londra è come una luce in una stanza, così forte che illumina la stanza ma non fa vedere le pareti. Ma se noi usciamo da Londra, dalle campagne circostanti Londra, e andiamo verso il nord, noi vediamo che abbiamo una situazione che pure peggio per certi versi è quella che è la situazione del sud Italia. Noi abbiamo città come Liverpool e Manchester che erano la gloria dell'industria britannica che sono diventate dei veri e propri buchi. Vediamo una società che a rendere il tutto ancora più drammatico è lo sfaldamento della società britannica. Una società britannica che non ha punti di riferimento.
pure la morte della regina, a voler pensare male si fa peccato, ma a volte ci si indovina, come diceva un vecchio politico nostrano, no? Questa morte, diciamo, è avvenuta un po' troppo, cioè al momento giusto. Elisabetta II, oltre ad essere stata una grande donna, una grande regina, sembra essere veramente una donna di maniera, una persona educata, che se n'è andata al momento opportuno. Cioè, alla vigilia di quello che potrebbe essere, parliamoci francamente, lo scoppio di una terza guerra mondiale, il Regno Unito non può permettersi un sovrano di 95 anni. Anni. Non che il buon Carlo sia un novellino, un ventenne, anche la sua età, i suoi acciacchi, però ecco, mettiamola così, ha voluto la sovrana, ha voluto tirare le cuoie al momento opportuno. Cosa facendo il collegamento il Regno Unito con quello che sta succedendo e la crisi economica che si preannuncia molto 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 difficile, molto di più di quella che è stata la crisi del 2008, con l'aggiunta della guerra, che io ritengo che più la crisi economica si accentua, più la possibilità di una guerra aumenta, perché le cose sono collegate. Riflettivo in questi giorni, a me quello che mi preoccupa non è tanto quello che succederà l'8 novembre con il midterm degli Stati Uniti, ma quello che può succedere nei prossimi mesi con la crisi, no? Perché il deterioramento di un sistema economico, no? Quando i detentori del potere economico, vedono quel potere in pericolo, poi soprattutto quando quel potere, no, sta collassando, la tentazione di fare un gran reset, cioè, viene spontanea, cioè la tentazione che aumenta, la tentazione di mandare, come va, o la va o la spacca, no? Di passare attraverso la guerra, perché il ragionamento potrebbe essere semplice anche alquanto banale. Il Regno Unito e gli Stati Uniti stanno perdendo l'egemonia finanziaria e di conseguenza l'egemonia politica, no? L'egemonia culturale, l'egemonia finanziaria, sono la crisi del dollaro sostanzialmente, no? Vediamo che il dollaro, in tutto questo il dollaro per sopravvivere cosa fa? No? Diciamo, morso tua vita mia per resistere, no? Ancora per qualche altro anno, no, fa morire quello che è stato una sua creazione, l'euro. No. E allora la sterlina e l'euro, perché se l'euro viene a cadere, di conseguenza cosa succede? Succede che la sterlina e il dollaro diventano punto di riferimento momentaneamente e quindi hanno un margine di sopravvivenza prolungato ancora di qualche tempo. E allora, in tutto questo, la guerra. Io come penso la guerra, di conseguenza, rifacendomi, no? Ritornando al discorso della massoneria. Perché poi tutto si tiene, e concludo. Allora, io penso che ci siano vari elementi che stanno portando al disastro verso cui noi stiamo andando. Un elemento di cui io vorrei soffermarmi è l'elemento spirituale, cioè questo mondo della finanza, un mondo malato, un mondo perverso. Questo mondo perverso, no, ha un culto tutto suo, no? E questo culto viene celebrato proprio in determinate logge, e in quelle britanniche, in quelle statunitensi, e a cascata in quelle francesi, italiane o diciamo occidentali. Un culto che hanno dei dei che, ecco, non sono come le nostre divinità cristiane, come la divinità cristiana, no? Che ha bisogno di sacrifici, diciamola così. E allora, sacrificare, ecco, una parte dell'umanità alla sopravvivenza di questo sistema, no? Magari cancellarlo e crearne un altro sulla base del sistema neocapitalista che
che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni. Ecco, io penso che sia un argomento su cui bisognerebbe riflettere, perché se uno ragiona in quest'ottica qua, si rende conto che determinate azioni che possono, anche della nostra classe politica, che possono sembrare irrazionali, lo abbiamo visto negli ultimi 2 anni con la pandemia, no, con quello che è successo, cioè determinati comportamenti, determinate azioni che hanno un grande valore simbolico, vediamo, no, che queste cose qua, no, si collegano anche con la guerra. Se uno ci pensa e unisce i puntini, si rende conto, no, il famoso discorso di cui si fa, siamo troppi, troppe persone da sfamare, troppe persone inutili. D'altronde lo stesso, gli stessi padroni, no, diciamo, questi grandi magnati, no, che vediamo, no? La nuova generazione, tipo Elon Musk, Elon Musk lo dice tranquillamente, no? Che nel futuro non ci sarà lavoro per tutti, che siamo in troppi. E quindi se siamo in troppi, no, per determinati circoli, che poi magari non sono circoli che dominano, ma che comunque hanno una loro influenza, perché determinati circoli, una bella guerra mondiale, no? Che faccia qualche centinaio di milioni di morti, e ci può stare. E mi fermo qui perché non voglio andare oltre. Grazie dell'intervento, Antonio, come al solito, super interessante. E se gli altri colleghi vogliono aggiungere altro, lascio la parola. E... Io volevo soltanto un appunto, sono completamente d'accordo con quello che ha detto Antonio. Finanziariamente però secondo me il Regno Unito ci ha messo del suo, cioè come possiamo vedere la caduta di Johnson e la caduta della Truss sono anche conseguenze, al di là di tutto quello che ci viene raccontato, di quello che è successo negli ultimi 7-8 mesi, cioè il Regno Unito prima si accoda agli Stati Uniti dichiarando la Russia nemica dell'umanità, che ha petrolio, ha il gas, ha tutte le materie prime, ha il grano, e cosa succede? L'inflazione di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea schizza le stelle, lo vediamo noi in Italia. Certo. Poi sì, si dichiara atlantista, europeista, appoggia la NATO, però come diceva Antonio, il lupo poi sono gli Stati Uniti, perché il surplus se lo beccano gli americani, il PIL sale in America, l'Europa crolla, cacci i magnati, cacci gli oligarchi, cosa succede? Non ci sono più soldi all'interno, mandi via Abramovic, tutti quelli che negli ultimi 20 anni hanno finanziato l'economia della City e di conseguenza di tutto il Regno Unito, portano via i loro soldi, portano confischi 300 miliardi di dollari alla banca centrale russa, come hanno fatto gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e tutti i paesi occidentali. Questi cosa fanno? I capitali, come è successo all'inizio, li spostano nelle altre banche nel resto del mondo, li portano in Arabia, li portano in Cina, li portano in Oriente. E la manovra come la fai? Johnson cade perché gli arabi sono scappati da Londra e sono andati via insieme ai russi. Purtroppo è così, la Truss non ha capito questo meccanismo, ha fatto la manovra enorme a favore delle imprese dei ricchi, però cosa è successo? La sterlina affonda, la borsa va giù, e perché? Perché non ci sono i soldi per fare la manovra, sono tutti andati via, e finanziariamente è stato un autogol clamoroso, è per questo motivo che la Global Britain secondo me non ha futuro, non ha, perché la Gran Bretagna è veramente a secco di fondi, come diceva anche Antonio, e una soluzione purtroppo potrebbe anche essere quella di andare in escalation e fare scoppiare una guerra per sovvertire un po' questa situazione, perché sennò io personalmente vedo difficile un recupero economico rispetto a quello che è uscito. E qua parliamo di miliardi, 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 parliamo dei capitali più grandi del pianeta, perché gli arabi, i russi, i cinesi sono coloro che detengono la maggior liquidità. E messi assieme niente può equiparare una tale fuoriuscita di denaro, ecco. Quindi
Vedo difficile un recupero finanziario da parte della Gran Bretagna nel breve periodo, sicuramente. Se posso aggiungere anch'io qualcosa, dal mio punto di vista, il fatto che l'intelligence britannica stia aiutando l'Ucraina e che l'Ucraina sia l'unico paese al momento che sta prendendo il debito pubblico americano fa vedere proprio, sottolinea proprio che tra Londra e Washington i rapporti non sono più quelli di una volta, Precisamente. eh? Esatto. Sì, aggiungo adesso un'ultimissima cosa. Certo. A proposito di armamenti e di attualità, io ho parlato appunto di partito aristocratico e partito filoamericano. La situazione catastrofica dell'economia britannica, secondo me, in questi ultimi mesi ha portato a una crescente sfumatura delle posizioni di questi due partiti. E temo che la prospettiva di una guerra, di uno scontro diretto NATO-Russia, o per meglio dire di un circolo ristretto della NATO con la Russia, sia tremendamente concreta. E da questo punto di vista l'impiego delle truppe britanniche è insostituibile. Perché? Perché gli americani, al di là della loro potenza militare, hanno poche truppe veramente preparate a uno scontro per una guerra guerreggiata. Gli americani hanno i Marines, e hanno alcuni reparti, fra i quali abbiamo visto questi delle aquile urlanti e pochi altri. Loro, se vogliono fare la guerra ai russi, hanno bisogno disperatamente dei britannici che sul terreno, a mio avviso, hanno una preparazione nettamente superiore e sono imprescindibili per fare una guerra diretta contro la Russia. Mi permetto di aggiungere anch'io la mia in conclusione. Se scoppia una guerra su vasta scala, dimentichiamoci i grandi sbarchi che ci sono stati con la prima e la seconda guerra mondiale da parte degli Stati Uniti. Cioè lo sforzo bisognerà, sarà uno sforzo che riguarderà soprattutto gli europei. Il che a me mi preoccupa, cioè mi preoccupa in una maniera spaventosa, perché i russi possono mandare in guerra 25 milioni di persone, no? Con tutta la logistica, con tutti i tempi per preparare 25 milioni di persone, ma comunque sono 25 milioni di persone che in un momento della loro vita hanno preso le armi. Noi sono già, per quanto riguarda l'Italia, da 20 anni, cioè le ultime generazioni non sanno nemmeno cosa sia un fucile. Quindi, per quanto riguarda la preparazione base, i russi sono molto più avanzati di noi. Quindi ce la dovremo vedere, casomai scoppia la guerra, bisognerà vedersela. Saranno gli europei a dover sostenere lo sforzo. E in tutto questo, ecco, quelli che sono un po' messi meglio sono appunto i britannici, anche perché i britannici possono vantare due nuovi portaerei, cioè un potere di deterrenza marittimo che nessuna, né la Germania, né la Francia, né l'Italia possono vantare. La flotta, quella meglio messa, è proprio quella britannica. Con tutti gli sforzi che sta facendo l'Italia, sta facendo la Francia, con il varo della nuova portaerei, la Trieste che c'è stata qua un anno fa, da parte della Marina italiana, ma comunque lo sforzo, la prima nazione a dover sopportare lo sforzo bellico saranno proprio i britannici. Io, questa è la mia opinione. Ma sono per la conformazione, il fatto che sia un'isola, nello stesso tempo li mette anche al riparo da un'eventuale invasione. Cioè il Vallo della Manica sarà un enorme deterrente anche per i russi. Cioè in caso di un'avanzata russa, perché sono scenari che comunque bisogna tenerli in considerazione. Se in caso di guerra i russi avanzeranno, no? E se dovranno avanzare, avanzeranno lungo quelle che saranno le direttrici, sono le direttrici storiche delle guerre fatte dalla Russia in Europa. Siamo il corridoio di Smolensk che di solito collega la Russia alla Polonia e poi passa arriva fino alla Germania. Oppure attraverso la pianura pannonica potrebbero arrivare direttamente in Italia. Cioè i cosacchi una volta sono arrivati ad abbeverarsi sulla Senna. No? Non arriveranno mai al Danubio, perché c'è sempre la Manica che secondo me è un muro invalicabile, con tutte le tecnologie che noi abbiamo oggi, no?
Cioè, l'ultimo ad averlo valicato è stato Guglielmo il Conquistatore nel 1067. E quindi, a parte poi il discorso delle bombe atomiche, ma quello è un altro scenario. Cioè, chi dovrà poi sopportare il peso di un'eventuale invasione saranno i continentali, non saranno i britannici. E questo credo che sia stato messo in considerazione anche dagli stati maggiori britannici. Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo con te Antonio, come sono d'accordo con Andrea Giuseppe, ovviamente. E io direi, vabbè, possiamo anche concludere qui questa chiacchierata tra amici, tra colleghi. Parleremo, ne faremo altre sicuramente, e perché no, andremo proprio a toccare l'argomento della guerra. E niente, D'accordo. ringraziamo tutti quelli che guarderanno il video. Ricordo che in descrizione troverete il nostro blog, scriviamo di tutto e di più, abbiamo vari argomenti, varie rubriche, diversi modi di scrivere e niente, questo è quanto. Un saluto da parte mia, Anche da parte mia. da tutto Mackinder Review ovviamente, e ci vediamo alla prossima. Alla Arrivederci a tutti. prossima. Alla prossima.